Allora, questa volta vorrei iniziare in maniera un po' diversa rispetto alle altre volte, perché mi sono resa conto di essere molto asettica, molto poco presente quando faccio questi esercizi e ho preso coscienza che invece ci sono persone che accendono il computer appositamente per partecipare a questa meditazione. E quindi mi sembra giusto e doveroso ringraziarvi e dell'opportunità che mi date di condividere questa mia conoscenza, queste mie esperienze e di farvi partecipare in maniera più oggettiva, più vera, dedicandovi appunto un grazie sentito. E con questo iniziamo la meditazione questa volta in maniera un pochino diversa dal solito. Siamo seduti con i piedi poggiati a terra, le piante dei piedi ben poggiate a terra, nella posizione cosiddetta del faraone, cioè con le mani poggiate sulle cosce, la schiena molto dritta, la testa allineata, leggera, come se fosse attaccata a un palloncino. In questa posizione, in cui la colonna vertebrale è molto eretta, nei canali che scorrono a fianco della colonna vertebrale può scorrere l'energia in maniera più fluida. Poggiamo bene i piedi, sentiamo il pavimento sotto la pianta dei piedi e rilassiamo tutto il corpo, tutti gli organi interni, le ossa, le giunture, la testa, il collo, le spalle. Ora visualizziamo i nostri centri energetici che sono disposti lungo la colonna vertebrale, nella parte posteriore, immaginiamo un vortice di luce all'altezza di ogni centro energetico e teniamo presente che quando annaffiamo una pianta la annaffiamo dalle radici, quindi annaffiare i nostri centri energetici con l'energia si fa dalle radici. Poniamo il caso che le radici siano sulla parte posteriore della schiena, lungo la colonna vertebrale appunto, e via via vi darò la collocazione dei vari centri. Partiamo dal secondo chakra perché il primo è il chakra della radice che guarda il pavimento e quindi non lo prendiamo in considerazione perché riguarda la sopravvivenza fisica. Il secondo chakra è all'altezza dell'osso sacro. Immaginiamo un vortice di luce che gira, in questo momento gira un po' rallentato a causa della mancanza appunto di energia, di nutrimento. Con un bel respiro profondo, inspiriamo energia ed espirando la pilotiamo verso questo vortice. Lo facciamo per 3 o 4 respiri di seguito. Inspiro energia e la incanalo nel vortice. Inspiro energia e la mando nel vortice. Continuiamo a visualizzare il vortice che gira e aumenta di velocità. Inspiro energia e va nel vortice. E il vortice va più veloce, più veloce, più veloce, sempre più veloce, aumenta la velocità tantissimo. Possiamo percepire addirittura quasi un senso di sbandamento. Ora passiamo al terzo chakra che è all'altezza del plesso solare, all'altezza dello stomaco, dietro la colonna, sulla colonna. E di nuovo inspiro energia. E lo guardo girare, lo sento girare. Inspiro energia e la mando nel vortice. Inspiro energia, espiro nel vortice e aumenta la velocità, aumenta, 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 corre, 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 corre,
cuore, plesso cardiaco, il chakra è all'altezza del cuore fra le scapole. Di nuovo lo sento girare, inspiro energia e la espiro nel vortice. Inspiro ed espiro nel vortice.
Inspiro e la incanalo nel vortice e aumenta velocità, aumenta, corre, sempre più veloce. Bene. Passiamo al vortice successivo che è all'altezza della nuca, alla base del collo, su quell'ossicino che sporge leggermente, quella vertebra che sporge leggermente dietro al collo, il chakra della gola. Lo guardiamo girare. Inspiro energia e la espiro nel vortice. Inspiro energia e la espiro nel vortice. Inspiro energia e la incanalo nel vortice. E diventa veloce, aumenta velocità, aumenta sempre di più, veloce, veloce, veloce. Ora passiamo al chakra della corona, sopra la testa, all'altezza della fontanella. Il chakra del loto e da qui inspiro energia e lo sento girare. Visualizzo il vortice sopra la testa, mi identifico con esso, allineo tutti gli altri chakra alla velocità del vortice sulla testa. Inspiro energia e la incanalo nel vortice e va veloce, 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 veloce. Si registrano tra loro. Si armonizzano alla stessa velocità. Inspiro energia e la espiro nel vortice sopra la testa. Posso percepire questa energia che gira intorno all'asse della colonna vertebrale. Inspiro e mando l'energia nei vortici, passando per quello sopra la testa. Ora tutti gli organi che sono vicini ai vari vortici vengono nutriti, rigenerati, armonizzati da questa energia vitale. Porto l'attenzione al centro fra le sopracciglia, porto la mia consapevolezza in quel punto e da lì armonizzo tutti i chakra, tutti i centri, tutti i vortici tra loro in un'armonia di energia, di vibrazione e di luce, una luce calda, bianca, luminosa. Tutto il mio corpo è avvolto da questa energia, recepita da questi vortici che la ridistribuiscono in tutte le parti del nostro corpo, nelle ossa, nei muscoli, nelle cellule. L'organismo si è rigenerato, è come se avessimo attaccato una turbina alla corrente e la stessimo ricaricando. Questo esercizio serve a rigenerare energeticamente il corpo fisico, il corpo emotivo che si acquieta, il corpo mentale che si placa, si rinvigorisce, diventa agile e vigile. Il corpo eterico che viene ripulito, liberato dalle scorie e dalle negatività, dell'energia utilizzata. Non esiste un'energia negativa, esiste un'energia sfruttata. Quindi il corpo eterico si rigenera, si ricarica. Armonizziamo tutti questi veicoli tra loro ponendoci al centro del cuore. Siamo all'interno di tutte queste scatole cinesi come consapevolezza. Ringraziamo i vari organi, i vari corpi per il lavoro che svolgono, per il ruolo che esplicano. Ringrazio me stesso per essere entrato in contatto con essi e dimostrare gratitudine. Faccio 3 respiri profondi, espirando dalla bocca.
diventa sempre più facile e più veloce caricare i vari centri energetici, caricare i vortici. Ci accorgeremo che diventa un'abitudine mentale, possiamo farlo in qualunque momento, in qualsiasi luogo. Le prime volte però vi consiglio di spegnere i telefoni, i cellulari e di evitare le fonti di rumore eccessivo. Questo per non distrarre e non disperdere l'energia. Bene, anche per oggi abbiamo concluso. Vi ringrazio.